Ciao a tutti ragazzi, sono Gmat e benvenuti in questo nuovo video, bentornati su Trivia Crack Kingdoms. Ho visto che il primo episodio vi è piaciuto tantissimo, quindi oggi siamo qui a farne un altro. Comunque se volete che io ne porti altri scrivetelo nei commenti e lasciate un bel like. Ho visto che qualcuno di voi ha fatto quello che avevo chiesto io, ovvero di creare dei quiz per poi farli nei video. Un iscritto in particolare ha fatto un canale di circa 100 domande, quindi è abbastanza valido. Si chiama Andrea, ti ringrazio davvero tantissimo. Ok ragazzi, il canale è questo, giochiamo subito. Allora, vediamo un po'. Allora, ci sono queste tre persone che, se non sbaglio, giocano, sono attivi. Questo al centro, se non sbaglio, mi ha anche sfidato in un'altra battaglia, quindi dai, so che gioca, vediamo un po'. Ok ragazzi, si comincia, vediamo un po' le domande. Partiamo subito con questa chest. Ok, rispondi correttamente a due domande per continuare a giocare. Va benissimo. Va benissimo. Tukor, il non gradito, è un boss del giorno del ringraziamento, un pollo di Minecraft, un mob incontrabile nelle caverne, una granata. E ovviamente un boss del giorno del ringraziamento. Questa la sapevo, diciamo, per sentito dire, perché non conosco la versione mobile, come sapete. Cioè, non la conosco benissimo. Comunque, continuiamo. Cosa vende l'infermiera? Le cure per i debuff, ti cura e basta. Lank Charm, farmaci, ti cura e basta, perché non vende niente, come sappiamo. Abbiamo risposto alle due domande per continuare a giocare. Ora possiamo andare avanti. Partiamo con questa chest, abbiamo il ninja che, come ben sapete, ci elimina due risposte sbagliate. Quindi andiamo. Perché nelle monete ci sono scritte le statistiche? Perché sono le munizioni della coin gun, perché sono posizionabili, perché sono le munizioni della coin gun, come ben sappiamo. Vediamo se ne troviamo qualcuna più difficile. Rispondi correttamente alla domanda per continuare a giocare. Perfetto. Zopa può essere il nome del witch doctor, del tax collector, della guida del mercante. Credo del witch doctor, perché mi sembra un nome un po' strano. Ok, passiamo alla prossima domanda. Speriamo di non trovare subito il re, così allunghiamo un po' il gioco. Rispondi correttamente alla domanda per continuare a giocare. Fantastico. Cosa fa la Wormhole Potion? Questo lo sappiamo benissimo, ragazzi. Ti tippa da un altro player. Non ho mai sentito ti tippa. Comunque è questa per forza, perché ci teletrasporta da un altro player. Ok, passiamo alla prossima. Rispondi correttamente alla domanda per continuare a giocare. Duke Fission è mai stato il boss finale? Sì, dalla 1.2 alla 1.3. Fission dalla 1.2 alla 1.3, perché nella 1.3 hanno aggiunto poi il Moonlord e comunque il Golem dovrebbe venire prima. Ma comunque Duke Fission si può affrontare anche subito, prima dei boss meccanici, volendo, se non sbaglio. Non lo so, dovremmo provarci però ragazzi, affrontarlo prima dei meccanici, sarebbe una cosa fighissima. Comunque sia, rispondi correttamente a una domanda per continuare a giocare. E andiamo. Quanta bait power ha lo Slaggy e il Truffle Worm? Ok, ok, questa mi piace. Allora, lo Slaggy, se non sbaglio, 15%, e il Truffle 666. Cioè raga... Va benissimo, va benissimo. Prossima domanda, giochiamo. Come ti attaccano i serpenti? Serpenti? Non esistono serpenti a parte quelli di ossa. Quindi è una domanda un po' strana. Andiamo avanti. Comunque mi piacciono molto queste domande. Davvero sei stato bravissimo. Continuiamo a giocare. In expert mode, cosa fa Duke Fission? Ha una terza forma e si teletrasporta. Ha 45.000 di vita, ti uccide istantaneamente, è uguale a Plantera. Ha una terza forma e si teletrasporta. Sì, si teletrasporta. Non è velocissimo, semplicemente sparisce nello schermo blu e poi va da un'altra parte. È un moveset abbastanza complicato, è molto molto bello. Comunque sia, continuiamo. Rispondi correttamente alla domanda per continuare a giocare. Cosa è stato aggiunto nella 1.1? Mamma mia, questa mi piace. L'Hard Mode, Skeletron, il Clothier o la Pirate Invasion? La Pirate Invasion la escluderei. Il Clothier... Non lo so. Credo Skeletron? No, l'Hard Mode. Cavolo. Non me lo ricordavo, davvero ottima domanda, mi è piaciuta, mi hai messo davvero alla prova, fantastico. Comunque abbiamo ancora delle vite, quindi possiamo continuare a giocare questa volta con un'altra persona, dai, con te. Vediamo un po'. Ora cerchiamo di non farci fregare. Davvero quella domanda mi è piaciuta un sacco, perché era molto difficile. Cominciamo. Rispondi correttamente alla domanda per continuare a giocare. E andiamo. Prima della 1.3.2, come si poteva capire se il mondo creato era Corruption o Crimson? Cavolo. Cavolo.
Durante la creazione guardando la barra, ok. Sì, perché nella 1.3, se non sbaglio, hanno aggiunto la barra. Comunque la 1.3.2 era un'altra versione più avanti, quindi la prossima domanda sarà molto difficile. Ok, cosa succede se Skeletron Prime è ancora vivo all'alba? Ti uccide istantaneamente, questo lo sappiamo benissimo, ti fa malissimo. Passiamo alla prossima, troviamo un'altra domandina, vediamo un po'. A cosa serve la Warm Potion? Warm. Allora, la Warm era quella rossa. Riduce i danni a Endurance. Aumenta il danno del 10%. Aumenta il danno. Aumenta il danno. No! Warm. Mi sto confondendo. Aspettate. Oh, mi sono confuso con la Wrath Potion. Oddio! Comunque, davvero ottimo. Sei riuscito a confondermi, bravissimo. Giochiamo con un'altra persona ancora. Ecco qui, cominciamo. Speriamo di non trovare domande troppo difficili. Quanta vita ha il distruttore in Expert Mod? Lo sappiamo, 80. Cazzo di vita in Expert Mod? Ma che. Ero convinto avesse 40.000 di vita in Normal Mod. Perché? Ma che schifo! Vai a cagare! Ammetto il mio errore, però guardo il video lo stesso per continuare a giocare. Voglio assolutamente rispondere ad altre domande. Continuiamo, ti prego, non voglio sbagliare. Allora, qual è stato il Desert Update? Questa non mi potrai mai, mai, mai fregare. È stato nella 1.3.3. No, non mi freghi sull'update, va bene? Non mi freghi. Continuiamo, un'altra domandina. Allora, cos'è la Cosmic Car Key? Non esiste, un drop dei marziani, un drop dell'Expert Duke Fisheron, un'auto venduta a un platino. È un drop dei marziani. La Cosmic Car Key, la conosciamo benissimo, sarebbe il mount per volare. Comunque, continuiamo. Rispondi correttamente alla domanda per continuare a giocare, va benissimo. Le mani di Skeleton Prime sono sega, ascia, cannone, mitragliatrice. Pinza, laser, cannone e sega, cannone e spada, ascia, spada afferratrice. Sono pinza, laser, cannone e sega. Ok, benissimo. Continuiamo e qua abbiamo la guida. Rispondi correttamente alla domanda e Albert ti indicherà due casse in una delle quali si nasconde il re. Cosa fanno i Damselfish? Sono mob passivi, non esistono, ti attaccano nella giungla, fanno la calming potion. Damselfish. Damselfish. Fanno la calming potion, ok. Mi ricordo che c'era un pesce strano che si chiamava così. Cavolo. Sono domande abbastanza carine. Vediamo il re qua. Dai, sì, eccolo qua. Fantastico, giochiamo per vincere. Qual è il primo boss di Terraria? Eye of Cthulhu, Skeletron, Moonlord. Non ci sono boss. Non ci sono boss. Allora, il primo boss di Terraria è ovviamente l'Eye of Cthulhu. Chiaramente, chiaramente. Per fortuna era facile. Comunque sia, continuiamo. Secondo turno. Vediamo un po'. Ok, una domanda semplice. Quanta possibilità ha il Terrarian di essere droppato dal Moonlord? Una possibilità su 20, una possibilità su 50, una possibilità su 7, una possibilità su 9. Mi sa proprio che è una possibilità su 9. Sì, giusto. Continuiamo. Abbiamo, ok, il ninja che ci rimuove due risposte sbagliate. Vediamo. È nero ma non è un boss, è dell'hard mode ma non è facile da uccidere alle prime armi. Fa parte del deserto ma non è una mummia. Che cos'è? Sandpasher, non esiste una cosa del genere. È nero ma non è un boss, è dell'hard mode ma non è facile da uccidere alle prime armi. Fa parte del deserto ma non è una mummia. Che cosa è? Non so, io tiro a caso, questa davvero mi hai fregato. Ammetto che non ricordavo niente del genere. Ora, raga, me lo cerco un attimo su internet per vedere l'immagine. Probabilmente ora collego subito. Raga, non ci credo. Non è altro che lo scorpione nero. Ma lo conosciamo benissimo. Solo che vi giuro che io non ho mai letto il nome.
Cavolo, mi stavi per fregare, per fortuna che c'è stato anche il ninja che mi ha aiutato. Comunque, continuiamo. Un'altra domandina. Okram è un mob, il fratello dell'istruttore, un items, un boss che non c'è nella versione PC. È un boss che non c'è nella versione PC, ovviamente, c'è solo nella console, se non erro. Ed è il nome al contrario di Marco, ovvero lo sviluppatore che ha creato questo boss. Ti faccio i miei complimenti per queste domande perché sono davvero molto competitive, molto interessanti, davvero. Quale scritta esce dopo aver ucciso il Moon Lord? You are God of Terraria, il Moon Lord è stato sconfitto, non esce nessuna scritta. The show has yes. Il Moon Lord è stato sconfitto, ovviamente. Beh, non ricordo nessun'altra scritta strana che esca. Comunque sia, continuiamo. Oddio, le due domande, va bene, ok. Qual è stato il Defender Update? Ok. Devo solamente ricordare perché, ragazzi, io ci ho fatto due video. Non posso sbagliare. Allora, 1.3.2 è troppo vecchio. 1.3.4.5. Punto 4, se non sbaglio, sì. Ok. Mamma mia, il golem. Ti prende a pugni, sta fermo, ti schiaccia, ti lancia. Beh, ti prende a pugni, ti schiaccia anche, cerca di schiacciarti, però ti prende a pugni. Come cosa basilare, ecco. Continuiamo. Dov'è il re? Qui, vediamo un po'. Vabbè, troppo culo. Il Dungeon Guardian si può uccidere? Chi è? Forse no, sì. Ovviamente sì, si può uccidere, però con tanta pazienza. Una corona ci manca, ragazzi, una corona e poi sarà il turno dell'avversario. Vediamo un po' le due domandine. Rispondi correttamente a due domande per continuare a giocare. La conosciamo benissimo. Cosa è The Grand Design? Ovviamente lo conosciamo benissimo. Un sistema completo di wiring, un'arma summoner, un'arma melee, un attrezzo. Un sistema completo di wiring, allora. Comunque sia, continuiamo. Quale fra questi pillar non esiste nel gioco? Stardust esiste, Solar esiste, Vortex Pillar esiste. Il Void Pillar non esiste, però sarebbe interessante una storia del genere. Un pillar stranissimo, di oscurità. Comunque, continuiamo. Oddio, mi stanno venendo in mente le peggio cose. Magari una nuova classe, che sarà la classe Void, che ha un nuovo tipo di danno. Mio Dio, i film mentali su Terraria assurdi. Continuiamo, vediamo un po' se sarà facile. Quale di queste cose non esisteva nella 1.1.2? Tu mi fai schifo. Queste domande super difficili, perché? Il ghiaccio, i mattoni di neve, il cobalto, il clown. Allora, il ghiaccio era un'esclusiva? No, non lo so. Questa io giuro di non saperla, però io punto sul ghiaccio. Perché se non sbaglio, era un'esclusiva di Natale solamente. E la mettevano così solo a Natale. Quando generava il mondo, durante il periodo natalizio, ti usciva anche la neve. Bonus, centesima domanda, qual è il mio youtuber preferito? sì, Gmet, no, AlexCat, no, Favij, no. Ti voglio troppo bene. Ti voglio troppo bene. Grazie, davvero, grazie. Sei una persona fantastica. Comunque, continuiamo. Come si ottengono i dai? Facendo le queste del pescatore vendute dal pittore. 645esimo drop di qualsiasi mob, dando una strange plant al die trader. L'abbiamo fatto 1 milione di volte. E ovviamente è venduto dal pittore. No, sto scherzando, ovviamente. Dando una strange plant al die trader. Quindi, continuiamo. E qua si nasconderà il re. No. Questa è la guida. Rispondi correttamente alla domanda e Tito ti indicherà due casse, in una delle quali si nasconde il re. Va bene, grazie mille, Tito. Cosa droppa il re dei gatti? Seriously. Esiste solo il King Slime. Il re dei gatti non esiste. Però questa domanda mi è piaciuta. Comunque, vediamo un po'. Vediamo qua. Ecco il re. Ecco il re. Chi ha detto nel suo Funny Moments la frase "Mi fa salire l'Irmir"? Dukepool anni fa, Gmet, AlexGat, me la sono inventata. L'ho detto io, ragazzi. Perché, ragazzi, nella prima serie ho fatto l'errore di sottovalutare Skeletron. La prima volta, infatti, mi ha ucciso. Allora ho cercato di ribatterlo e ho detto, cavolo, mi sta facendo salire l'Irmir. E infatti sono riuscito a batterlo. Comunque, davvero, mi è piaciuta un sacco questa domanda. Sei da stimare, davvero. Sei da stimare. Comunque ho già tre corone. Poi toccherà al mio avversario. E magari quando giocherà e poi toccherà di nuovo a me, registrerò un altro.
altro video. Comunque Andrea, ti ringrazio tantissimo per queste domande, sei stato fantastico. Ci sono state domande difficili, mi sono divertito tantissimo, quindi spero che ne aggiungerai altre, così potrò rigiocare il tuo canale. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un like e commentate. Da Gmet è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.